Cuore, gambe, carattere. Moltiplicate ogni ingrediente per due e avrete una tipica vittoria paralimpica. Mano nella mano di Andrea Giocondi, la sua guida atletica, Annalisa Minetti vince il bronzo nel 1500 metri. 4:48:88, il tempo migliore nella sua categoria. A differenza delle prime due atlete ipovedenti, Annalisa è completamente cieca. Io voglio che oggi, come da sempre, possa io rappresentare un movimento di persone che vogliono essere ascoltate, viste e guardate come atleti, punto. È straordinaria la sua storia, milanese di origini pugliesi, bella, nel 1998 partecipa a Miss Italia e indossa la fascia di Miss in gambissime. Aveva 22 anni, la malattia le aveva già intaccato la vista, ma non l'entusiasmo. Si presenta a Sanremo, arriva prima, esperienza che ripete nel 2005 e anche lì vince. Piace perché è radiosa e la gente si fa attraversare dalla sua luce. Un'energia simile a quella di un'altra atleta, Assunta Legnante. Quando ancora vedeva, aveva partecipato alle Olimpiadi di Pechino. Oggi, a Londra, stabilisce il record del mondo nel lancio del peso, 16 metri e 74, che valgono un oro. La prima medaglia del ciclismo paralimpico la vince Alessandro Zanardi sul circuito di Brandsaccia nella prova a cronometro, oro dopo una prestazione perfetta. È lui il più veloce, grinta ed emozione sulla pista, dove nella sua carriera automobilistica fece il suo esordio nel 1991, realizzando una delle sue 8 pole in carriera. Quella prestazione aprì poi la strada alla Jordan in Formula 1. All'epoca avevo fatto il secondo tempo, no scusa, il primo tempo, grande Mauro. Avevo fatto il primo tempo, ma poi ero arrivato secondo in gara. Invece in questa pista avevo fatto il secondo, avevo fatto il terzo, mi mancava il gradino più alto e oggi l'abbiamo portato a casa. Come sempre sono stato fortunato, ho avuto poi anche il mio attimo di brivido, perché nel rettilineo di dietro al primo giro mi è andata giù la catena, io proprio con la catena non la digerisco. Ancora una volta credo che la programmazione, costruire le cose giorno dopo giorno è stato ciò che ha fatto la differenza. Ma questa è un'altra storia di un campione che ha la velocità dentro, che non smette mai di spingere, prima in auto, ora nella specialità, hand bike. Alex, il bolognese volante, ora punta alla tripletta, dopo la cronometro anche la gara in linea e poi la staffetta a London 2012.